Massimo Antonelli e con la ricerca che Ernst & Young ha condotto proprio su questi temi. Prego. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Se la regia, ecco, vedo che ha mandato in onda alcune slide che mi aiuteranno. Noi effettivamente abbiamo intervistato e coinvolto 1200 cittadini per cercare di capire quali sono le aspettative che hanno rispetto al modello di comune, di città, e qual è il ruolo dei sindaci in questa trasformazione, che è una trasformazione complessa, perché è una trasformazione che è allo stesso tempo tecnologica, ma anche economica e sociale. Quindi per questo è importante sapere dai cittadini quali sono le loro aspettative, perché solo così si riesce a costruire poi una città, un comune a misura di persona. E chiaramente tutto questo è ancora più importante nel momento in cui abbiamo i fondi del PNRR che sono disponibili e quindi devono essere investiti nella misura giusta. Allora, il primo risultato che credo importante e che emerge da questa ricerca è che il comune, la città italiana, è già un modello di riferimento per i nostri cittadini. Cioè, i nostri cittadini non aspirano a una città sviluppata esclusivamente dal punto di vista tecnologico, ma vogliono una città, un comune a misura d'uomo. Vogliono quindi degli investimenti che riescono a coniugare la tecnologia con la sostenibilità e con la centralità della persona. Quindi noi l'abbiamo chiamata Human Smart City. Ecco, qual è il livello di soddisfazione dei cittadini? Ecco, oggi i cittadini hanno dato un voto, diciamo, più che sufficiente a quelle che sono la disponibilità di servizi pubblici, la bellezza degli spazi, la qualità dell'offerta culturale. Quindi apprezzano questo modello di città che è la tipica città italiana, cioè il tipico comune italiano che ha tutta una serie di servizi e di benefici in un ristretto spazio. Qual è il ruolo dei comuni in questa trasformazione? Beh, i sindaci sono considerati dal 51% delle persone come il principale attore di questa trasformazione, insieme al cittadino stesso. Qui c'è una grande anche volontà di partecipazione, addirittura l'84% dei cittadini ritiene che sia importante la propria partecipazione a questo cambiamento e a questa trasformazione. I cittadini sono un po' meno contenti di quello che è la qualità dell'ambiente e il livello di aggregazione, diciamo, delle nostre città, ma in generale sono sicuramente molto soddisfatti. Ecco, io, visto il tempo, non abbiamo il tempo di scendere nel dettaglio, diciamo, su questi, su tutta una serie di dettagli, ma quello che ritengo importante cos'è? È avere tutta una serie di servizi in un raggio temporale così breve che gli consenta di raggiungerli in al massimo 15 minuti. Cioè, il tempo è la componente più preziosa oggi per i cittadini. Non vogliono sprecare tempo per spostarsi da un luogo a un altro per ottenere un servizio. Quindi avere i servizi vicini è ovviamente fondamentale. Sotto questo punto di vista, la digitalizzazione è lo strumento che i cittadini apprezzano di più. Anche laddove il servizio è a poco tempo, è raggiungibile in un breve lasso temporale, preferiscono farlo online, perché questo ovviamente gli consente di farlo da casa e quindi la trasformazione digitale è considerata estremamente rilevante. Sotto questo punto di vista, ovviamente, considerano fondamentale l'esecuzione del PNRR e qui chiaramente
il problema principale è quello della capacità di esecuzione, di cui si è parlato molto durante questi interventi, e quindi risorse sufficienti, semplificazione amministrativa e tutta una serie di altri provvedimenti sono ritenuti fondamentali per una capacità di esecuzione del PNRR che sia effettivamente efficace. Ultimo aspetto, quindi va bene la trasformazione digitale, ma ripeto, se è fatta in un'ottica di sostenibilità e di inclusione. I cittadini, per la stragrande maggioranza, come vedete, l'88% e l'86%, ritengono importante avere dei servizi per sostenere le famiglie e le persone più deboli. Quindi aiutare anche le persone nell'inserimento nel mercato del lavoro e quindi l'inclusione. Non vogliono lasciare indietro nessuno. Quindi va bene trasformazione digitale, ma in un'ottica di sostenibilità e inclusione.